rimessa dalle mani di Clark per Moraschini, palleggio, arresto, tripla per l'uomo che ormai ci ha abituato ai prodigi sulla sirena. Distante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Brindisi avanti di 2, meno di un minuto da giocare. Cunningham contro Cepeli, il blocco di Zerini, ancora chiuso da Brown che lo costringe a tornare indietro. Allora Cunningham chiama di nuovo il blocco, Cepeli stoppa, l'ultimo tocco è di Rush. Ci saranno però poco più di 2 secondi per Brescia. Moss si lamenta perché la rimessa viene assegnata a Brindisi. Anch'io ho avuto la sensazione che potesse non essere la lettura più corretta. Eh sì, il tocco è di Rush. La decisione, la rimessa è di Brescia. Ripeto, mi sembra corretta. 2 secondi e 3 decimi per cercare il canestro del riaggancio, addirittura del sorpasso. 45 secondi alla fine della partita e sei sotto di 2. 2.6 e non 2.3 i secondi per la Leonessa. Germani sotto di 2, 47 secondi da giocare. Il taglio di Vitali, letto da Moss. Luca Vitali non ha giocato una partita strepitosa, però ha fatto un paio di cose in questo finale di un peso indicibile. Adesso i fischi del pala Leonessa su Cepel e sull'attacco dell'Epicasa. Gaffney, spalla canestro contro Cunningham, ribalta Zanelli, Rush non attacca, ci prova Moraschini, step back, tripla di Tabella, lunga, rimbalzo Zerini a spingere Hamilton, palla della partita nelle mani del numero uno che allontana tutti. Di fronte a lui Moraschini, ora lo attacca, lo scarico per Vitali che di nuovo attacca l'area. Cunningham sbaglia e ci sarà bisogno di un overtime per dirimere l'avvertenza. Parità, quota 77. 40 minuti giocati alla pari, se non meglio, però alla fine avete dovuto cedere. Sì, è stata una partita molto combattuta, siamo stati lì punto a punto tutto il tempo, ci abbiamo provato un po' in supplementari, siamo calati molto fisicamente, però è stata una buona partita, dai. Le assenze hanno pesato troppo per poter pensare di passare a Brescia? Sì, sicuramente eravamo un po' corti, però niente, dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, guardare il video martedì e vedere cosa abbiamo sbagliato per migliorare i nostri punti deboli. La Epicasa manca la 7ª vittoria in trasferta in questa sua incredibile regular season. La Germania è di per sé una delle squadre più difficili da affrontare in virtù di accoppiamenti estremamente sfidanti dal punto di vista tecnico e fisico. Brindisi a ranghi ridotti riparte dal supplementare della settimana scorsa, dal quale è uscita vittoriosa ma con le ossa rotte. Entrambe le squadre iniziano la partita con le marce alte ed un primo quarto intenso e divertente. Brescia esprime tutta la propria urgenza di vincere. Dopo 2 sconfitte consecutive, i ragazzi di coach Diana sono semplicemente in missione. Dopo le pesanti critiche piovute lì addosso da dirigenza, stampa e tifosi, Jared Cunningham risponde da campione con 15 punti nel solo primo tempo. L'esterno di coach Diana mette in difficoltà Moraschini e Cepel, che si alternano in marcatura e trova giusti spazi anche contro la zona di coach Vitucci. Con 3 minuti allo scadere del primo quarto esordisce per la seconda volta in stagione Wes Clark. Il nativo del Michigan rimane in campo per 11 minuti in questa sfida, dando effettivamente l'impressione di dover ancora riprendere ritmo mentale prima ancora che fisico. Il 24enne ex Buffalo è sembrato rallentato, forse esitante, come si poteva facilmente immaginare, ma ha dimostrato incoraggianti segnali di recupero in tempi ragionevoli, in ottica playoff.
Dopo un primo quarto chiuso in svantaggio di 7 punti, Brescia concede solo 10 punti nel secondo quarto, ribaltando il differenziale. Dopo il pessimo parziale a fine primo tempo, coach Vitucci rimanda in campo il quintetto e lo terrà per quasi l'intero secondo tempo. Si fida della componente atletica di Rush, schierandolo sia al fianco di Brown, sia nel reparto esterni con Moraschini e Zanelli. Lo svedese rimane in campo per 29 minuti, segnando 9 punti, 8 rimbalzi ed una stoppata. Nella quarta frazione si segna con il contagocce, le difese sono aggressive e fisiche. Moss esibisce l'intero repertorio per incidere mentalmente su Moraschini. Tenta fisicamente di estromettere dal gioco il numero 9, lo provoca in più occasioni e riesce a rubare qualche possesso di poca lucidità del vice capitano ospite. Va detto che Riccardo è rimasto in campo 42 minuti, in cui spesso ha avuto palla in mano e quindi è stato esposto alla pressione di Mossa, Bass e Cunningham, come anche John Brown, che ha vissuto una delle partite più difficili della sua stagione. Il grande atletismo della difesa di Brescia colma i piccoli vuoti difensivi di cui vive l'attacco di coach Vitucci. Senza tutti quei piccoli vantaggi che vengono amplificati durante il possesso, Brown ha dovuto attaccare uno o due uomini, non riuscendo mai ad entrare in ritmo. Le percentuali del doppio zero lo dimostrano, il 7 su 16 di questa partita è la seconda peggior prestazione stagionale al tiro. Nel tempo supplementare Brindisi è ridotta ai minimi termini, Brescia mantiene il controllo e chiude la contesa. Grande merito di questa vittoria è sicuramente di coach Diana, che ha preparato ed eseguito un grande piano partita. Rimane un po' l'amaro in bocca, considerando che senza il canestro di Vitali ad un centimetro dal ferro contro tre difensori, staremmo parlando della seconda vittoria di fila e dell'aggancio a Cremone ed Avellino in classifica. Domenica arriva al Pentassuglia la pallacanestro varese di coach Attilio Caia, che in questo turno ha potuto vendicare l'eliminazione dalle Final Eight di Firenze ad opera della Vanoli Cremona, che invece ospiterà l'Olimpia Milano. Sperando di recuperare Adrian Banks, la cui leadership è fortemente mancata durante la trasferta bresciana, Brindisi potrebbe riagganciare la coppia Cremona-Avellino in vista dei due scontri diretti che verranno. I miei ho poco da rimproverare perché penso che abbiamo fatto uno sforzo importante, fondamentalmente una buona partita, un ottimo primo e terzo quarto, poi anche difensivamente bene fino all'overtime, dove evidentemente non avevamo più energie da spendere. Posso autorimproverarci su finale di quarto, finale di secondo quarto, che ci è costato 5 punti perché abbiamo tirato troppo presto, non abbiamo fatto fallo, non ho fatto canestro da 3, finale del terzo quarto, cioè veramente su piccole cose, o Vitali che è andato a fare il lay-up del supplementare, cioè su piccolissime cose. Poi ci mettiamo un tiro di tabellone da fuori di 3 punti di Hamilton e uno di Vitali buttato la palla per aria, facciamo i conti e diventano una montagna, diventa almeno 8, 5, 12 punti, così insomma buttati un po' a mare. Mi dispiace molto per i miei, perché hanno fatto, ripeto, uno sforzo notevole a fronte di una settimana estremamente difficile, non solo per l'assenza di Banks, ma insomma perché il recupero di Clark è ancora lento, perché Chapp stava male anche prima di venire al campo. E insomma una serie di, cioè, faccio la lista anche degli altri, insomma non eravamo proprio nelle migliori condizioni fisiche, quindi da questo punto di vista devo dire che abbiamo fatto anche oggi uno sforzo importante, e anche oggi abbiamo giocato fino alla fine, e come è stato a Cantù, o come è stato, parlo della ripresa della Coppa Italia in casa con Torino, essere competitivi sempre è importante per noi, poi che qualche volta la pallacanestro è crudele, quindi può andare male come è andata oggi, magari va meglio, anche se c'è costata due infortuni all'overtime, ma ci è andata meglio domenica scorsa. Quindi ripeto, bisogna continuare su questo tipo di mentalità, su questo tipo di approccio alla gara, e quindi stop, insomma andiamo avanti per la nostra strada, tranquilli, recuperiamo le energie e prepariamoci per la prossima partita. Okay, inizio facendo i complimenti a Brindisi, perché si sono confermati una squadra quadrata, tosta, in grande ritmo, grande fiducia, e soprattutto dal grande atletismo, e questo ci ha sicuramente messo in difficoltà.
Avevo detto in sede di prepartita che non importava come, ma importava vincere stasera, e quindi sono sicuramente contento di questo risultato, di questa vittoria che dà ancora un senso a quello che abbiamo da fare, e la provare la corsa ai playoff. E sicuramente è un qualcosa che con la vittoria di stasera ci siamo meritati, e di continuare a credere. Un ringraziamento ai ragazzi, perché sicuramente hanno fatto una partita tosta, rimanendo attenti anche ai momenti di difficoltà, dove abbiamo sicuramente perso ritmo e fiducia. Però siamo stati bravi a far quadrato sul finire di partita, e a recuperare quei 4 punti che ci hanno permesso di arrivare al supplementare. E poi al supplementare abbiamo approcciato in modo tosto in difesa, non concedendo niente, e poi abbiamo approfittato in attacco per creare quel gap che poi siamo stati bravi a incrementare nel finale. Quindi ringrazio i ragazzi, ringrazio particolarmente Brian Sacchetti, che anche stasera è voluto scendere in campo e dare una mano alla squadra. Questi sono gesti importanti, e ci prendiamo questi 2 punti e ci proiettiamo una partita, quella domenica prossima a Torino, molto delicata. Dopo un terzo e quarto quarto dove abbiamo fatto fatica a attaccare i cambi sistematici di Brindisi, è chiaro che con un quintetto molto grande avevamo difficoltà a trovare dei vantaggi, e abbiamo sicuramente perso anche un pochino di ritmo rispetto al primo tempo, dove abbiamo corso un po' di più. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno, e questo ha permesso a Brindisi, con la loro fisicità, di resistere su ogni situazione di uno contro uno, di penetrazione. Quindi abbiamo fatto fatica a trovare dei vantaggi, dei tiri aperti, costruiti. Poi, quando è stato il momento di stringere, qui parlo chiaramente del supplementare, siamo stati pronti, abbiamo ritrovato quella fluidità, quel ritmo che avevamo perso in precedenza. Octagon Beach Restaurant, sul litorale nord di Brindisi, è aperto con bar, pizzeria e ristorante vista mare. Si organizzano compleanni, comunioni e tanto altro. Per info chiama Octagon al 333 85 94 233. Porta a scuola, potenziale gioco da tre. Dal palleggio contro Vitali, lascia lì il pallone, Gaffney ora attaccare Vitali, cambia idea, Zanelli in angolo, c'è per la spazio, Brindisi è viva, altro che. O ce l'hai o non è che puoi costruirtela in palestra. Qui gran palla di Vitali per Beverly. Rimessa dalle mani di Clark per Moraschini, palleggio, arresto, tripla! Per l'uomo che ormai ci ha abituato ai prodigi sulla sirena, come abbiamo appena ammirato, un giocatore con potenziale incredibile, Zerini da tre. Adesso il playmaker dell'Happy Casa rimane con Beverly, palleggio, arresto, tiro, canestro, quando l'accelerazione di Abbas, Sacchetti da tre per il più 7. E adesso Gaffney da Brown, l'appoggio a tabellone, come sale Oscar, il playmaker lo ha fatto a lungo durante l'infortunio di Luca Vitali, 2 secondi per tirare, Hamilton di tabella, butta via, ma solo in un primo momento, perché poi in effetti la mette nelle mani di Chappell, che poi riceve da Moraschini il contropiede vincente, è quello di Brindisi. Vorrebbe Brown, ribalta per Chappell, il duello con Moss, e adesso Brown che ha tagliato fuori Luca Vitali, si prende la linea di fondo,
Germani sotto di 2, 47 secondi da giocare. Il taglio di Vitali, letto da Moss. Lo scarico per Vitali, che di nuovo attacca l'area. Cunningham sbaglia e ci sarà bisogno di un overtime, che rimane contro Brown. Abbassa, prova ad attaccare Chappell, forse palleggia anche sulla linea laterale. Così non pensano gli arbitri. Fa consegnare il blocco di Zerini, palleggio, arresto, tiro, poi il tocco di Zerini e infine quello di Hamilton. Prova a partire contro Gaffney, accelera, invirata, lo scarico per Abbas che supera Rush e costruisce il potenziale gioco da tre punti. Sarà la decima vittoria della stagione della Leonessa a fronte di 12 sconfitte. Sarà la nona sconfitta per l'Epicasa, che cade nel supplementare di Brescia. Il finale non rende onore a quella che è stata una partita tiratissima. Era una partita molto difficile, sapevamo che Brindisi era in grande fiducia e abbiamo visto che si merita la posizione in cui è attualmente, e però noi sapevamo che dovevamo vincere assolutamente questa partita per rilanciarci e per avere un po' di fiducia in più in vista delle prossime, se vogliamo ancora sperare nei playoff. Questa era una partita chiave per noi. Ci è voluto un supplementare, però siamo riusciti a tenere botta nonostante il terzo quarto che abbiamo lasciato un po' troppo a loro. E però siamo rientrati, siamo giocati supplementare, abbiamo fatto vedere che ci siamo lì con la testa, siamo pronti a lottare fino alla fine, e la vittoria insomma è stata meritata. Beh, sono molto contento ovviamente, non guardo troppo i punti, cerco di fare il massimo possibile per la squadra. Poi, come ho detto altre volte anche in trasmissione, è troppo facile giocare con persone come Luca o Jared che ti passano la palla e sei da solo con il ferro, quindi 11 punti mi fa molto piacere, però mi fa più piacere 2 punti per la classifica. Dopo un minuto e mezzo si resta sul 3-0 e la possibilità per Dominic Arci di alzarsi dall'arco. E Varese calda da tre, rende qualcosa soprattutto in termini di chili, fa la ribaltata, scrappo attaccare, finta Aldridge, resta lì, ma il canadese spennella di Mancina. Dei migliori, se non il miglior difensore sugli esterni del campionato. Crawford parte contro Arci, che ha tanto fisico, ma Crawford ha tanta classe. Contro Crawford, brutto cliente, palla fuori, Salumu, questo è un mismatch, contro Aldridge, in fondo il Veglia, 21-12. Miller questa volta si accoppia Ferrero, Saunders contro Salumu che ha due falli, Saunders in fondo, prende anche il suo rimbalzo e va a segnare, 5-0 Vanoli. A muovere il tabellone e soprattutto far fare pausa all'attacco avversario, mentre qui Aldridge cerca il primo canestro della sua serata e lo trova. Mini parziale in questo finale, una doppia cifra di vantaggio che è riuscito a ottenere ma per poco tempo. Oggi scrum in fondo, canestro e fallo, più 11 suoi, Ruzieri in transizione, l'assist arriva, Rich extra pass, Crawford da tre dall'angolo, solo rete, assist per Ruzieri e la Vanoli a meno 7, adesso ritorna a meno 9, poi punti numero 13 e 14 di Arci. In modo abbastanza semplice questa partita deve ancora trovare un vero padrone, anche se Avramovic si protegge con il ferro e segna un super canestro. Crawford, la linea di passaggio, Avramovic davanti, Crawford se lo mangia con un cambio di direzione, va in fondo contro Kane e segna con la mano sbagliata. Varese avanti 7 e in attacco con Salumu che va contro Matiang che lo stoppa, rimbalzone di Kane che trova Moore, non sono stati riciclati i 24, Arci sulla sirena, il cambio ottenuto contro di lui, c'è Moore, arriva in rotazione Iannuzzi, Matiang virata, colpo anche ricevuto da Iannuzzi, Salumu blocca Kane,
Moore per Avramovic, senza coscienza, in faccia Stojanovic. Le difficoltà fisiche dell'ultima settimana, in ogni caso Lavanoli senza Denner ha bisogno di tutti, e qui Aldridge che va ancora a segno da tre punti. Movimento Salumo però sulla linea di passaggio, passa davanti il belga e va a segnare, vincendo un corpo a corpo. E che sottolineerei ha compiuto un'altra cosa molto importante, ha tenuto a soli 6 rimbalzi offensivi, una delle squadre migliori di tutte, e soprattutto Lavanoli non ha recuperato un pallone. Distante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Terzo tempo, ogni martedì alle 21:30 su Telerama.